E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con una nuova arma. Sto parlando della mitraglietta che potete ottenere dal serraglio, ovvero il mini strumento Kalus. Mini strumento Kalus che non è solo un reskin a livello estetico, ma è un reskin anche a livello di lore, nel senso che quest'arma è effettivamente il mini strumento Mida che è stato ripreso dall'imperatore Kalus e modificato. Ma andiamo subito a vederne i perk. Innanzitutto abbiamo sinergia Mida, quindi il perk che trovavamo anche sul mini strumento Mida. L'ottima maneggevolezza, quest'arma leggera ti permette di muoverti più velocemente. Quest'arma fornisce un bonus di velocità aggiuntivo quando equipaggi anche multi strumento Mida, motivo per il quale metterò anche il Mida primario anche se non lo userò. Doppia canna, quindi canna scanalata, una canna ultra leggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità, oppure rigatura martellata, una canna durevole appunto incentrata sulla gittata. La usa Fra, tra l'altro non l'ho detto, siamo sull'account di Fra, grazie mille Fra per avercelo prestato perché lui l'ha droppata e io no. Preferisco mettere la rigatura martellata per dare un attimino più di gittata. Dopodiché due tipi di caricatore, caricatore aggiuntivo, il caricatore di quest'arma è progettato per una capienza maggiore, aumenta quindi il caricatore, oppure proiettili rimbalzanti. I proiettili rimbalzano sulle superfici dure aumentando stabilità e leggermente gittata. Per tre colpi ho preferito aumentare gittata e stabilità. I perk con la droppata Fra non sono particolarmente eccezionali, nel senso ci stanno per una mitraglietta, ma forse non sono i migliori, e sono scivolata calibrata, ovvero scivolare ricarica parzialmente il caricatore dell'arma e potenzia per breve tempo maneggevolezza e stabilità e riserva impatto elevato. I proiettili in fondo al caricatore infliggono danni maggiori. L'arma di per sé ha due perk particolari con cui può essere droppata, che non mi ricordo come si chiamano, ma uno ci aumenta, mi sembra, la velocità di ricarica quando la salute è bassa, e un altro il danno quando la salute è bassa. Quindi più la salute è bassa, più queste due cose aumentano. Sono due perk separati che appunto possono essere droppati riguardo a quest'arma. Detto questo, io ragazzi però direi di andare subito a vedere come ci comportiamo con l'arma in partita. Ok, con l'asso, non proprio la più piccola delle mappe per una mitraglietta, ma ce la faremo andare bene. Allora, prima di tutto voglio farvi notare che la mitraglietta è esattamente la stessa del mini strumento Mida, è proprio la stessa identica arma, e che là sopra c'è anche un sacco di gente brutta. Tipo quest'uomo qua che adesso morirà. Ok. Dicevo, è la stessa identica arma spiccicata. Ovviamente per quanto riguarda l'estetica intendo. Per quanto riguarda invece il gameplay, gli assomiglia molto, sinceramente. Non la uso da tanto, ma devo dire che ho trovato molte molte somiglianze con quella che era il mini strumento Mida. Ok, come archetipo di mitraglietta è lo stesso della Sheta, ovvero un 900 colpi al minuto, mi sembra. Non sono sicuro che sia lo stesso che sia 900 colpi al minuto, ma sono sicuro che sia lo stesso della Sheta. E diciamo che il fatto che sia una mitraglietta, una semplice mitraglietta che abbia lo stesso archetipo della Sheta mi ha fatto un po' storcere il naso. Per quale motivo? La prenderò un po' alla larga, però cerco di farvi capire quello che intendo. Ok, quello che io ho sempre detto e ho sempre ribadito, anche se, se ci avete seguito durante le live, i video in cui parliamo dei nuovi aggiornamenti e insomma di quello che ne pensiamo, anche magari con gli altri, è che un'attività secondo me funziona se ha dei drop che la gente vuole prendere, nel senso, un'attività viene giocata, va bene, un'attività viene giocata se io voglio prendere un determinato drop. Per esempio, la forgia veniva giocata, la forgia di Bergusia, per quel poco che veniva giocata, perché la gente voleva prendersi lo Yotun. Era, penso, l'unico motivo per il quale la gente giocava alla forgia. Forse, non so, per un paio di altre armi, ma insomma, lo Yotun penso fosse il motivo principale. Di conseguenza, il serraglio. Oh, cazzo. Secondo me è una buona idea, nel senso ci sta come modalità, a me piace anche giocarla. L'unico difetto, secondo me, è il fatto che avendo anche il calice della ricchezza, che quindi ci permette, seppur necessita di qualche potenziamento, di scegliere bene o male i nostri drop. Seppur ci fosse il calice della ricchezza che ci fa scegliere i drop, il che è ovviamente figo dal punto di vista, cazzo, ho sbagliato, pensavo di averci l'arma. Dal punto di vista di uno che gioca è ovviamente meglio, perché nel senso, non ho voglia io di starmi le ore a cercare una certa arma quando me la posso scegliere praticamente. Posso dire sì, voglio quella, voglio droppare quella, insomma. Da un altro lato però limita molto il successo della modalità, secondo me, perché qui dobbiamo scappare tantissimo.
Dicevo, dall'altra parte però limita di molto il gameplay, perché comunque se uno vuole una certa arma, se la deve fermare in questo modo praticamente la può prendere subito, l'arma che vuole, con i perk che vuole, che sfiga che c'ho, insomma deve levarsi tutto quel farming. Tutto questo discorso per dire che secondo me un'arma del genere, come può essere appunto questo mini strumento Mida, che è una delle armi ovviamente del serraglio, non le ho provate tutte, però bene o male. È il tipo di arma penso che viene rilasciata nel serraio. Quanta gente c'è qua? Dai, crepa, no? Secondo me non vale la pena di giocare un'attività così lunga, perché comunque il serraglio è lungo, si fa in 6, insomma non è proprio una modalità che ti puoi fare a tempo perso. Culo. Ok, questo è stato bravo. Con la quiete, con l'uscio, ragazzi, mo lo vedrete tra poco quello, perché lo sto farmando. Quindi penso che tra qualche giorno lo vedrete. Dicevo, quindi questa secondo me non è un'arma che merita un farming chissà quanto alto, per il semplice motivo che, come ho già detto, ha lo stesso archetipo identico della Sceta, solamente che la Sceta è nettamente più forte, ragazzi. L'unico lato positivo che potrei dare a questa mitraglietta rispetto alla Sceta è il fatto che sì, sicuramente è molto molto rapida, molto stabile anche per quanto riguarda la combo con il Mida, però guarda, è fortissima, ragazzi. Mi ha preso un attimo di enfasi. No, sicuramente il perk del Mida lo aiuta molto. Si fa sentire. Per quanto riguarda maneggevolezza e stabilità, è ovviamente un buon. Ecco qua, mi hanno inculato però. È un buon lato in più rispetto alla Sceta. Però è anche vero che la Sceta, quando attiva il perk, è imbattibile, ragazzi. Cioè, non c'è poco da fare. Tipo, la miss Sceta qua. No, ho sbagliato, non volevo mettere il Mida. Ok. Non so perché ho fatto 23 di danno, raga. Non so cosa è successo, vi giuro. Ah, forse facendo i danni col Mida, non lo so, forse è un perk del Mida, non ci ho fatto caso. Forse facendo i danni col Mida aumentano i danni della mitraglietta. L'arma ci sta, è una buona arma, però non è migliore della Sceta, è questo che io voglio dire. E che secondo me è stato l'errore più grande che Bungie ha fatto riguardo il serraglio. Poi io ovviamente parlo del serraglio riferendomi a quest'arma, quindi è una cosa abbastanza limitata. Per l'esperienza che ho io, cazzo. Esperienza nel senso di cose che ho provato. Potresti anche morire, gentilmente. Potresti anche poco poco morire. Ok, Vostok con una mitraglietta si prospetta una partita. Meh. Insomma, vabbè, dai, ragazzi, vediamo. E volevo cercare di concentrarmi un attimo più sul gameplay, però non so quanto ci potrò riuscire essendo Vostok. Ok, una cosa che voglio assolutamente sottolineare di quest'arma e del fatto che la preferisco, cioè un aspetto per il quale la preferisco alla Sceta, è il mirino che mi. Oh cazzo! È il mirino che mi piace veramente molto 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 molto, perché rispetto alla Sceta è un mirino più preciso, nel senso che ha un unico puntino. I mini come quelli della Sceta, quindi che hanno un cerchietto intorno, non mi fanno impazzire sinceramente, però c'è il pompa. Ok. E devo dire che il fatto che abbia questo mirino più il fatto che ci sia il perk, anche grazie amico, del Midal fa una buonissima accoppiata. Mi fa molto piacere come tipo di accoppiata, ok. E diciamo che questa in generale è una mitraglietta che punta molto sulla stabilità più che sulla gittata. E che è molto facile mettere tutti i colpi in testa, come potete vedere. C'è anche da dire, ragazzi, che in generale le mitragliette sono veramente poco usate in questo meta. Quindi, ma anche in realtà anche in generale in crociolo non sono state sempre poco usate. E se trovate una mitraglietta, generalmente trovate la Sceta, perché come ho detto è nettamente superiore. Questo mi ha dato tantissimo, tipo la smirata più smirata della mia vita. Ok. Però sinceramente io sono armi, sono un tipo di armi che a me piace e che preferisco ai pompa, essenzialmente per il fatto che possono prenderti da più lontano, nel senso il pompa è vero che basta ti avvicini un minimo e ti scioglie, qui ho fatto una cazzatissima, ero troppo lontano. Cucù. Poi non capisco perché ogni tanto mi fa 22, questa è una cosa che veramente no, non capisco. Poi torna a 17 a caso. Però comunque in generale se volete farvi una partita un po' più chill, un po' più scialla, in cui non volete tryhardare troppo, vi divertite con le mitragliette, questa è un'arma che ci sta. Poi come ho già detto, probabilmente se trovate una qualsiasi persona con la Sceta vi spacca il culo, perché è normale.
Poi vabbè, in questo meta in cui quello non muore, in questo meta in cui la gente gioca solo col cecchino adesso perché devono fare il kill col cecchino, pushare con le mitragliette, tipo li trovi tutti spaventati. Infatti ragazzi, non vedo l'ora di fare un video con un cecchino, perché il fatto che stiano tutti usando il cecchino mi riporta molto a Destiny 1. Poi la maggior parte della gente non lo sa usare, quindi easy. Ok dai, non sto giocando malissimo se consideriamo che è Vostok. La partita qui è pressoché finita e va bene dai ragazzi, ci sta, l'arma ci sta perché a me piace, è divertente. È un'arma carina da usare, non è un'arma troppo OP, anzi ci sta. È un'arma equilibrata, non c'è niente da dire. Buono, 24-4-8, perfetto ragazzi, veramente buonissimo se considerate che ho giocato solo con una mitraglietta in Vostok, ci sta veramente tantissimo. Quindi in conclusione, l'arma a me piace, è veramente una buona arma, se non fosse che in un meta come quello che è quello di adesso, in comparazione con la Sceta, ovviamente viene surclassata alla grande. Quindi di conseguenza l'errore di Bungie secondo me è stato mettergli questo fatto, comunque è inferiore. In realtà non è un errore perché ci sta, è un'arma del pinnacolo la Sceta, quindi è un'arma che va farmata rispetto a questa che vi bastano mettere due rune e la droppate, quindi ha senso. È un'arma carina, non so che altro dire, è un'arma divertente perché mi piace, Bungie ci sta raga, ha fatto bene secondo me. È un'arma che probabilmente molti non useranno, ma che se volete farvi una partitina chill, una partitina molto scialla in cui vi divertite con la mitraglietta, questa secondo me è l'arma che fa per voi. Detto questo ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto, se like, commentate e condividete, lo dico a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tantissima, seguite anche su Instagram, Facebook, con ogni video, vi lasciamo questa descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito, e detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, e la tua luce è mia.